quando le persone mi dicono ma non ti manca la tua città, ma che mi deve mancare? Guarda qua, mi sento a Napoli. Nella scorsa puntata, dopo aver fritto e cucinato delle banane in un baracchino, al ritorno verso l'hotel, a un certo punto sento una voce che mi chiama. Incredulo, mi avvicino, senza sapere che dietro mi nascondeva un'altra avventura. Ah, sit down! Ehi! No, no, no! Che faccio? Qui ci sono le ambulanze. Ma qui ci sono anche le casse di morto. One and two. Ok. Con un sorriso così smaliante, se avete delle banane appena fritte, che fate? Non gliele regalate? Oh, no. Ah, take. Banana. Oh, thank you. È tutto collegato. Oh, very good. L'unica parola che conosceva. Pochissimo dopo sono arrivati i rinforzi. Adesso è un po' più complicato perché volevo fare delle domande un po' più specifiche. E quindi io ho chiesto da quante ore lavori, quante ore lavori al giorno, se ti piace il tuo lavoro. E stiamo facendo tutto con il traduttore. Non limitatevi se non sapete la lingua. Dai. Nice to meet you, Giulio. What's your name? Giulio. Nah. Ok. Qui hanno tutti i nomi tipo Bamban, Yo-Yo-Ya, Tic-Tac. Ma non sto scherzando, cioè, sono tutti così. Sembrano quelli dei cartoni animati. Nah. Yes. Questa cosa vi scombussola proprio i pensieri, cioè non riuscite proprio a connettere cosa stia succedendo. Cioè, come se vedesse doppio, però non è doppio, è... Banana. Banana. Che adesso è cominciato un momento bellissimo. Solitamente alle persone, per quanto ospitali possano essere, non gli viene di spiegarti ogni singola parola. Potete immaginare la mia gioia, che non conosco nessuna parola, trovare una persona che comincia a farmi sforzare di impararle. Conoscere qualcuno che ti aiuta a imparare la lingua, non ha prezzo. Ah, cannon pie. Yes. Ah, ho scoperto anche come si chiama. Quindi per loro è tipo tutto nuovo. Dove li chiamano? Ah, vuoi una foto? Selfie. Ah. In questo momento mi sentivo più famoso di Gigi D'Alessio. Ah, un selfie, ok. Qua non qua. Oh, very good. Cheyenne, ok. Qua non qua. Cheyenne. È così che si imparano le lingue. Guarda. Guarda che insegnante. Aperta parentesi, pensavo avessero tipo 17 anni, ce n'avevano 22 a testa, però così avevamo stretto un legame infinito. Cioè, il cibo funziona sempre per rompere la prima barriera con le persone. Roy Kyung-hu. Delizioso. Roy Kyung-hu. Roy Kyung-hu. Oh! Roy Kyung-hu. Uè, piano, principessa, cioè, cazziatoni... Ah, Roy Kangoo! Oh! Ormai madrelingua. Speak, delizio. You. Per rafforzare in qualche modo il contatto con loro, ho provato a fare l'inverso, scoprendo che la Z non sanno proprio dove sta di casa, cioè non sanno proprio che esiste. Delizioso. Delizioso. No, delizi. Delizioso. Nice. È così che si imparano le lingue. Cioè, pure dirgli di questa parola in inglese non lo capiscono. E quindi usi le mani, fai questo, fai quello. Il sistema si trova sempre. Tutto a un tratto, da che sembrava una conversazione tranquilla, è arrivata questa domanda che ha cambiato tutto. Ok. E che fai? Dici di no? Guetiao. Benvenuto, non so cosa abbia detto, ma va bene. Ragazzi, mi sento a Napoli. Quando le persone mi dicono, ma non ti manca la tua città, ma non ti manca questo, non ti manca quello, ma che mi deve mancare? Guarda qua. Hai canto. Come al solito, non so minimamente dove stiamo andando, ma va bene così. Stiamo andando contromano su una sorta di tangenziale. Ah, cioè, praticamente mangiare prima è stato inutile, ma adesso non c'è soldi. Come faccio? Vabbè, col traduttore
Mi hanno detto te lo offriamo noi in sostanza, però cosa mangio? Dico decidi tu per me. T'ho notato che è sempre il modo migliore, perché cioè voi siete in un paese che non è il vostro. Avete un menù dove ci sono scritti tutti i nomi che non potete capire, tutti i piatti che non capite, non ne avete mai provato uno, quindi come fate a decidere? È letteralmente impossibile. Come la fate, potreste sbagliare o potrebbe andarvi bene, tanto vale che seguite loro, almeno è la mia tecnica. Yeah, mi ha chiesto se mi piace mangiare il cibo piccante. Quindi, su un motorino a fare il delinquente, a tre, con due ragazze in Thailandia che ti portano a offrirti da mangiare. I soldi li do dopo, però da questo punto di vista permettetemi di dire, ok, ci ho vinto. Palese, hanno portato il ghiaccio. Da qui in poi cominciano l'odissea infinita, che vi risparmio per il 95%, dove andiamo proprio di lezione da farvi scoppiare la testa. Lord. Lo. Yes. Lo. This is beautiful. I know. Altre foto? Yui. Va bene, vediamo cosa ci portano da mangiare. Zampe di gallina. Tua no. Tua no. Tua? No. No, ok. This is Mannao. Mannao? Yes. Troppe cose, non me le ricorderò mai. Yes. Perché? Mannao e tua no. Dai. Senkan. Telle. Luxin. Luxin. Devo mettere le spezie. Ah. This is pig pom. Pipum. This is pig pao. Pig pao, ok. Yeah. Madonna. Sì, sì, un altro poco. Sì, sì. Il limone. This is B. Yes. So, se sto con questo un paio di settimane imparo il Thai. Comunque, sta roba, non so se avete notato, ma è proprio di un rosso colorante, proprio pesante. Ok, giro, sì. Assaggiamo. Pure adesso hanno portato l'acqua col ghiaccio. Però a un certo punto, se vuoi veramente interagire con loro, che fai? Non te la bevi? Sa molto di limone, un retrogusto di pollo. Tuano. Ok, tuano, che sono i... Cosa sono questi? Germogli di soia. E non è per niente così forte come pensavo. Roy Tangu. Cazzo, sei buono. No. Guarda come sono felici. No. Dalla prossima volta, il cavalletto è troppo da portare, anche quello piccolo. Scotch americano. Sempre da avere in tasca. Così lo appendo dove voglio. Oh, yeah.